assessore del comune di Sarno in Tilia Viscardi, con delega al contenzioso, al personale e ai trasporti, insomma delle deleghe abbastanza complesse. Cominciamo dai trasporti, parliamo di trasporti perché proprio negli ultimi mesi a Sarno c'è stato un caso eclatante che insomma è diventato un caso nazionale. Parliamo di questo treno, questi convogli passati in pieno centro cittadino con le sbarre alzate. Al di là del fatto in sé, insomma, di quanto accaduto, che è un fatto di cronaca, poi è diventato purtroppo insomma anche un fatto di cronaca, un allarme territoriale. Lei qualche mese prima però aveva in qualche modo avanzato dei dubbi, delle perplessità che purtroppo si sono rivelate anche reali. Che cosa è successo prima? Che cosa sta succedendo adesso? Circa un anno prima sono stata informata da qualche cittadino che c'era la prospettiva che la Vesuviana eliminasse il custode, e già da un anno prima ho iniziato a scrivere, a cercare di convincere i gestori dell'EAV di non effettuare questo tipo di scelta aziendale. In un primo momento loro mi avevano rassicurato dandomi delle indicazioni tecniche che garantivano sicurezza nel caso di mancanza del custode, però in realtà queste rassicurazioni a me non convincevano tanto, anche perché è una zona molto importante, vicino a molte scuole, c'è molto traffico, per cui ho chiesto anche l'intervento della magistratura, la quale sembra che abbia aperto un fascicolo. In questo momento noi aspettiamo, perché oltre non possiamo andare. Io spero di sbagliarmi, cioè spero che funzioni tutto perfettamente e che non ci sia nessun pericolo per i cittadini, i quali però anche loro devono abituarsi a rispettare la sbarra chiusa, ad attraversare la strada con minore velocità, insomma rispettare le normali regole del codice della strada. Trasporti e scuole, c'è il trasporto insomma scolastico proprio messo a disposizione dal comune, invece per quanto riguarda il trasporto diciamo cittadino è stato incrementato qualche corsa, possiamo dare delle informazioni in più agli studenti del territorio e quelli che vengono insomma anche dai paesi limitrofi? Come trasporti ferroviario noi abbiamo fatto un buon lavoro sulla linea Salerno-Caserta, perché ci sono molti ragazzi che frequentano dei licei a Salerno, come il liceo artistico e il liceo musicale a Fano. Abbiamo aggiunto dei treni, anche al ritorno, e questo già da un paio d'anni. C'era un forte distacco tra l'ultimo treno in partenza verso Salerno, il primo treno da Salerno a Sarno, e lo abbiamo ridotto mettendo delle corse ogni ora. Devo dire che le Ferrovie Trenitalia è stata molto collaborativa. Qualche problema lo abbiamo con gli autobus, perché per via della pavimentazione non possono attraversare il centro, quindi sono deviati molto su via Roma, e c'è il problema storico del collegamento con l'ospedale, che in questo momento è risolto solo con due corse mattutine che non sono sufficienti. C'è stato un problema perché l'autobus dovrebbe girare, tornare indietro e parcheggiare, quindi stiamo pensando col sindaco di creare una linea privata per collegare l'ospedale. Spero di farlo prima delle elezioni. Sì, infatti noi abbiamo ricevuto proprio delle segnalazioni per i trasporti sia verso l'ospedale ma anche verso il cimitero, quindi dei luoghi strategici, diciamo centrali della città. Anche per il cimitero. Sì, la linea che abbiamo in mente dovrebbe passare per il cimitero, attraversare l'area industriale, il PIP, quindi sboccare davanti all'ospedale e tornare indietro. Passiamo ad un'altra sua delega piuttosto complessa, parliamo dei debiti dell'ente, parliamo dei tantissimi contenziosi che lei ha trovato, insomma uno dei primissimi, si può dire insomma davvero il problema più grave per le casse dell'ente rappresentato dai risarcimenti della frana. Che cosa si è fatto in questo senso? Che tipo di situazione ha trovato? In che situazione adesso l'ente comunale? Io l'episodio che ricordo di più è che la prima domanda da una bravissima giornalista che si chiamava La Strada Liguori fu: lei sa quanti debiti fuori bilancio? Era molto più informata di me, devo dire, e in effetti io non è elegante dirlo, però ho i documenti che lo provano, ho trovato la situazione debitoria piuttosto complessa, che riguardava le provvisionali della frana, che riguardava onorari nei confronti degli avvocati, dei debiti per quanto riguarda l'area PIP, indennità di esproprio che dovevano essere pagate, insomma molti debiti e molti contenziosi. C'erano contenziosi sulla famosa edicola di Nino
sul teatro, sulla scuola di Amicis, sul muro di Via Tustolo. Sono tutti contenziosi che bloccavano anche dei lavori pubblici molto importanti. Questi contenziosi abbiamo risolti a volte con delle transazioni, a volte vincendo le cause, e poi abbiamo stipulato il mutuo con il quale siamo riusciti a pagare le provvisionali della frana e abbiamo contemporaneamente pattuito col governo la restituzione della loro quota di competenza, che ci è stato restituito nelle finanziarie 2016-2017 circa 2 milioni di euro. Successivamente, dopo una norma sbagliata, il governo ha creato un fondo per il pagamento dei risarcimenti frana, che sono legittimamente dovuti, e grazie a questo fondo stanno pagando e le vittime stanno finalmente ricevendo quello che dovevano ricevere. In più abbiamo stipulato delle transazioni con la prefettura che riguardavano 11 famiglie di 11 vittime. Questi contenziosi che insomma, portavano avanti per tanti anni, qual era il problema? Lei più di una volta ha insistito su una cosa, parlando di un ufficio legale del comune oggi equiparabile a quello di una grande impresa. Era quello il problema per i contenziosi rimasti appesi per tanto tempo? Il nostro ufficio legale è composto sempre dalle stesse persone che c'erano all'epoca, abbiamo aggiunto solo dei giovani laureati che fanno la pratica da noi e ci apportano il loro mondo di conoscenze. In realtà era sbagliato il sistema, c'era una forte slegatura tra l'avvocato dell'ente e le rimanenti impiegate, c'erano alcune impiegate da valorizzare e poi c'era la slegatura tra la stessa avvocatura e gli altri uffici che non collaboravano. Adesso, per esempio, per quanto riguarda cause in materia edilizia, c'è una grossa urbanistica collaborazione tra l'ufficio tecnico e l'ufficio legale. Noi abbiamo vinto dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica solo grazie alla documentazione depositata dall'ufficio tecnico, che ha interagito con l'avvocatura. Poi, insieme all'avvocato Laudisio, all'epoca creammo anche l'ufficio del lavoro, che quindi ha gestito anche tutto il contenzioso relativo ai dipendenti. Questi contenziosi che insomma vengono risolti, somme che il comune riesce ad introitare, sicuramente sblocca delle opere di fatto. Di fatto dà una tranquillità, diciamo, permette di progettare per il futuro. Dopo il secondo o terzo anno i sindaci, gli assessori tecnici hanno potuto fare questo tipo di progettazione e dare l'avvio a tutte le opere pubbliche, grazie anche al rinvenimento di altri fondi, la 219 dovuta all'avvocato Ferentino. Abbiamo avviato i lavori al cimitero, Piazza Lavorate, il muro di Via Tuostolo, tutte le opere che sono in corso in questo momento, il caffè letterario nell'ambito di Villa Lanzara, e penso che presto anche la De Amicis, sulla quale gravava prima un contenzioso, adesso un altro. Siamo sulla via buona per far partire anche questi altri lavori.